A Fiorano al Serio una giornata per gustare tutti i sapori dello sport. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Mettere a conoscenza i bambini attraverso il gioco, farli giocare e fargli capire tutte le possibilità che hanno per fare sport. E quindi il fatto che in base alla loro caratteristica hanno vari modi per esprimersi. Era nato da una gara promozionale di ciclismo ben 6 anni fa, poi pian piano si è pensato di coinvolgere le associazioni del territorio e poi si è pensato che lo sport ha dei valori che vanno oltre i confini territoriali, quindi si è andato un po' a coinvolgere tutti quelli che possono offrire un prodotto al territorio, inteso in senso più ampio, non soltanto al comune di Fiorano ma anche a tutti i comuni limitrofi. E quindi si è arrivati a costruire una struttura che propone in quest'anno sono 18 discipline, coinvolgendo circa una ventina di associazioni, aspetto importante perché il comune poi alla fine l'amministrazione fa da collante, ma poi alla fine è grazie all'impegno di tutte queste associazioni, di tutti i volontari, che si riesce poi a dare questo prodotto finito, che poi si vede negli occhi dei bambini quando li si vede giocare con il loro cartellino che non mollano. Perché? Perché comunque all'inizio viene dato un cartellino ai bambini delle elementari per incentivarli a partecipare a questa iniziativa. Sono 500 cartellini che abbiamo preparato e come ogni anno verso le 2, mezzogiorno, le 2, 3 sono finiti, quindi vengono molto richiesti e abbiamo notato li tengono un po' come il loro biglietto d'ingresso. Possono comunque provare tutti, non soltanto bambini ma anche adulti, i ragazzi, e c'è la possibilità quindi anche per i genitori di capire dove poter mandare i bambini a fare e quali discipline fare. Durante la mattinata abbiamo pensato di mettere anche una gara di ciclismo giovanile su un circuito a fianco, proprio per far vedere come è una giornata di ciclismo giovanile. Si sta lavorando per cercare di fare questo su più discipline, quindi creare una chiusura totale dove viene promosso lo sport e viene portato per alcune discipline addirittura la giornata stessa di cosa vuol dire fare sport, di cosa vuol dire praticare quella disciplina. Le possibilità di fare sport oggi sono veramente tante, si va dall'atletica all'equitazione, al ciclismo su strada, mountain bike, alla pallavolo, al calcio, rugby, judo, karate, tennis, tiro con l'arco, hip hop, danza moderna, classica, sci, c'è la pista di sci di fondo, di discesa, c'è la parete di arrampicata, c'è la piscina per fare sub. E ora tutto, mi sembra di aver detto, c'è il ponte tibetano e carrucola, c'è il basket, ce n'è davvero per tutti i gusti, c'è solo da sbizzarrirsi, ecco. Un'attenzione particolare l'avete poi riservata al rapporto tra sport e mondo della disabilità. Sì, grazie all'aiuto di Mauro Bernardi e la Enjoy Ski Onlus, che si occupa di rendere lo sport un qualcosa di inclusivo, si occupa di far fare attività ludico-motoria a ragazzi con disabilità. Dall'inizio siamo riusciti a lavorare anche in questo senso e quindi creare in diverse aree la possibilità di far praticare anche a diversamente abili la disciplina. Quest'anno siamo, per motivi di carenza di personale, abbiamo dovuto ridurre un po' la cosa e abbiamo comunque creato un posto dove poter far vedere le varie attrezzature, la carrozzina per disabili per fare sci di fondo, per fare basket, insomma alcune carrozzine, siamo riusciti a fare questo. Nella gara della mattinata, la gara di ciclismo che è stata proposta in mattinata è stata proposta anche perché c'era la possibilità di inserire una categoria di diversamente abili, quindi rientrava ancora questo aspetto. Per noi è importante uno sport a 360 gradi, quindi uno sport che va oltre i confini comunali ma che va anche oltre i confini dell'abilità della persona, quindi riuscire a prendere un po' tutte le abilità delle persone.